Grazie a Fratelli d'Italia, nella manovra di bilancio è stato approvato un emendamento che aumenta con 1 milione di euro il fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio. Non siamo però riusciti, per colpa della sinistra, a vincere un'altra battaglia. Avevamo chiesto anche che ci fosse un fondo perché lo Stato risarcisse quelle famiglie alle quali, diciamo, venisse dimostrato che sono stati indebitamente sottratti dei bambini dal sistema degli affidi. Come si dice sia accaduto a Bibbiano, come si dice sia accaduto in tante altre parti d'Italia. La sinistra ha fatto le barricate contro questa proposta e io lo considero assolutamente vergognoso, come considero vergognoso che ancora non si riesca a istituire la commissione parlamentare sul Forteto, che ha proprio come compito quello di andare a fare lo screening di tutti i casi di affido in Italia. Non siamo noi a denunciare la connivenza tra un sistema che alcune volte non ha funzionato e pezzi della politica, e quella politica stessa quando dimostra di non avere pietà per queste famiglie e per quei bambini.